Ragazzi, benissimo, possiamo, ragazzi e ragazze, possiamo continuare qui su Telesoft Arise in compagnia del vostro Diablotex. Qui siamo arrivati e qui, da qui siamo arrivati e qui si riparte, giustamente. Non so cosa mi attende qui dietro, ragazzi, Io non lo so. Non so cosa mi attende, ma nulla di buono. Secondo me, nulla di buono. Castello, non mi attende nulla di buono. この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。 マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど力を発揮するのは私が必要。忘れないことね。 Si espande qui il pannello abilità, ragazzi. Maschera di ferro. Un attimo. Qui si espande tutto. Ampio attacco di spada ardente che riduce in cenere l'area circostante. Il nemico infligge danni anche all'esecutore. Interessante. Diluvio infernale. Vabbè, ragazzi, qui una sorta di sferografia veramente di un certo livello. Di un certo livello, ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Attacco boost, maschera di ferro, spada ardente. Allora, onda incendiaria, sferra un fendente che avvolge nelle fiamme il corpo di maschera di ferro. Può atterrare quasi qualsiasi nemico, colpisce ad ampio raggio e può essere potenziato usando una quantità maggiore di punti vita. Ok. Allora, perlustra il castello. Noi siamo arrivati da lì. Porte del castello. Vabbè, ragazzi, faremo un giro. Quindi ci sono soldati anche dentro. Anche dentro? Per nostra fortuna non sa ancora della nostra presenza. È il momento di sfoderare la spada. Muoviamoci. Benissimo, ragazzi. Talento, maschera di ferro. Lama fiammeggiante parte 1. Maschera di ferro. Può sacrificare punti vita per usare la lama fiammeggiante. Un potente attacco e ampio raggio con la spada ardente. Tieni premuto triangolo, quadrato o X per eseguirlo dopo la relativa arte. Questa tecnica non consuma punti BA. Lama fiammeggiante parte 2. Le mosse lama fiammeggiante infliggono danni bonus ai nemici atterrati. Quando avrai appreso una determinata abilità potrai tenere premuto più a lungo per potenziare l'attacco consumando più punti vita di maschera di ferro. Tutorial. Addirittura il tutorial. Un altro tutorial. E va bene. Va benissimo, ragazzi. Vabbè, dai, alla fine un tutorial molto basico. Allora, gli assalti boost sono attacchi mortali eseguiti con un alleato. Quando compare il messaggio assalto, premi, indebolisci il nemico e segui combo prolungate per incrementare la probabilità di sbloccare un assalto boost. Questa ancora l'ho capita, ragazzi, Allora, finisci il nemico con un assalto boost, attacco un ok per infliggere il colpo di grazia. Forse ho capito, così, ragazzi, forse è finita. Vediamo un po', proviamo. Che figata,
Che figata! La potenza della spada ardente è straordinaria. Per fortuna li abbiamo eliminati prima che potessero causarci dei problemi. Ora resta un altro ostacolo da superare. Sì, questo muro di fiamme, che sia opera di Balsep, probabile, suppongo rappresenti una difesa da minacce come noi. Giustamente. E se provassimo a superarlo di slancio? Non dire sciocchezze, sei immune al dolore, ma finiresti comunque in cenere. Quindi cosa proponi? Queste fiamme sono chiaramente alimentate da energia astrale del fuoco. Potrei indebolirle con il mio nucleo primario per poi assorbirle con la spada ardente. In sostanza, mi stai chiedendo di colpirle con la spada ardente? D'accordo, posso provare. Allora, vediamo un po' dove siamo. Parlo a bassa voce perché è tardino, ragazzi. Perlustra il castello. Marcondino, vabbè. No, stavo per dirne una delle mie, ma meglio fermarsi. Allora, spada ardente. Ah, ok. Ma che figata è, ragazzi. Wow, ha funzionato. Visto? Te l'avevo detto. Ma è stato più estenuante del previsto. Riserviamo questo trucchetto ai casi di massima emergenza da ora in poi. Ok. Allora, vediamo un po'. もう少し離れて。あ、すまない。そんなに近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。茨の成果。意外と優しいんだな。は?違うのか。茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。 何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろう。それが無神経だって言うのよ。な。悪かった。ただ、色々大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。 悪人がなかったのは分かったわ。上の階に鋭の間がある。ビエゾはおそらくそこよ。ねえ。なんだ?思うことがあるなら、はっきり言ってもらいたいわ。え?内心で笑われるのは不愉快よ。特に。 あなたは表情がわからないし。笑う?何の話をしてるんだ、一体。服の話よ。河岸遺跡で、見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ。あ、いや、あれは。何?何でもない。失礼な70ね。失礼って。 勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。ふん。 Benissimo ragazzi, la storia si fa interessante. Allora faremo il giro lungo, vediamo. Beh, io questi qui li affronto. Io questi qui li affronto, ragazzi. Non mi tiro dietro alla battaglia, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Anzi. Anzi. Ah, bene, le batterie del controller sono... Vabbè, del controller è scarica, ma per questo gameplay potrebbe bastare. Credo che potrebbe bastare, quindi... Ho quattro controller, quindi il problema non si pone. Il problema non si pone. Eh no. Allora, stiamo un po' tranquilli qui, Buono, buono, buono. Che battaglie queste, ragazzi. Che battaglie supreme. Supreme. Assalto, via.
Vabbè, l'assalto è fantastico. L'assalto è fantastico. Allora, fatemi fare un attimino il giro lungo da qui, Sono curioso di una cosa, ragazzi, quindi non me ne volete. Vediamo un po' qui. Via. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un pochettino, Vediamo un po' il da farsi. Vediamo un po' il da farsi qui. Maremma. Che bello. Che bello. Allora, non so se andare lì oppure di qui, ragazzi. Non lo so, sinceramente. Allora, qui cosa succede? Vediamo un po'. E perché l'ascensore è bloccato? Sembra che serva una chiave specifica per salire. Cerchiamola, potrebbe essere ai piani superiori. Dove sono i piani superiori? I piani superiori? Vabbè. Lo scopriremo dove sono i piani superiori. Vediamo un po'. Lo scopriremo senza problemi. Allora. それでも少ない方よ。おじけづいたの?違う。炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満?そういうんじゃないんだ。 ただ、なんだろう。あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくても、それくらい分かってる。だといいけど。とはいえ、長く使えばそれだけ自分も焼かれる。呪術が間に合わなければ危険なことになる。 Interessante, ragazzi, interessante. Allora, datemi tempo di capire un attimino. Ok. Allora, datemi tempo un attimino, ragazzi. Qui l'ascensore è fuori uso. Lì è fuori uso, giustamente. Sì, era fuori uso anche dall'altro lato, quindi ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ragazzi. Ci mancherebbe. Vediamo un po'. Ti distruggo e via. Allora, spada ardente. Vediamo una. Aspetta. Ok, vai. Ok. Allora, vediamo un po'. Armatura d'ossa, attenzione. Fermi tutti, ragazzi. Armatura d'ossa, di chi sarà questa? Allora, 1, 2. Ragazzi, qui aumenta, Aumenta il parametro qui, Il parametro aumenta e non di poco, però non cambia. Ok. Allora, dove possiamo andare? Sì, ma qui non posso andare. Ah, ok, vabbè, faremo il giro d'altra parte, dai. Passiamo di qui. È chiusa la storiella, ragazzi. È chiusa la storiella. Via tutti. Allora, vediamo un po'.
Vediamo un attimino. Bene, 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 bene. Benissimo. Allora, vediamo un attimino qui le cose. Ammasso di Alana, vabbè. Ammasso di qualcosa, insomma. Vediamo un po'. Sì, vabbè, bisogna proseguire da questa parte, quindi figuriamoci. Oh, con la spada liberiamo tutto. Ci sono dei forzieri qui da prendere. Che figata. Che figata suprema. Emblema guerriero. Attenzione, attenzione. No, vabbè, qui ragazzi fa parte dell'equipaggiamento. Mi abbassa. Poi mi aumenta l'attacco. E possiamo magari fare così, dai. Oh, così accontentiamo un po' tutti e due i personaggi. Non si può avere tutto, ragazzi, no? Quindi si aumenta un parametro e se ne abbassa un altro. Che è anche giusto che sia così, insomma, eh? Non è che si può avere tutto, eh? Ecco, quindi non si può avere tutto, ragazzi, e no. E no. Che bello. Che bello. Vai, ce la possiamo fare. Bene, ce la possiamo fare. Allora, li abbiamo preso tutto al momento. Bene. Abbiamo anche delle ottime api. Abbiamo anche delle ottime api. Vediamo un po'. Bene. Bene, 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 così. Vabbè, non è che si sale di livello facilmente qui, ragazzi, eh. Qui c'è da sudare, come è giusto che sia. Un attimo, vabbè, lì ci sono stato prima, quindi bisogna andare qui, dai. Bisogna andare da questa parte. Cosa ci sarà? Non lo so. È tutta una sorpresa, ragazzi. Sarà tutta una sorpresa. Allora, Maremma. Maremma, che giro che c'è da fare qui, ma siamo pazzi? Ma siamo pazzi? Stai aiutando i ribelli, non è vero? Dannati marchiati. Fermo dove sei. Ehi, sei tu? Perfetto, la tua cattura sarà una tocca sana per l'umore dell'oro del Lord. Ok. Sì, sì. Sicuramente mi catturerai, come no. Contaci. Contaci che mi catturerai. Certo, sì, sì. Tu l'importante è che ci credi a quello che dici, quindi l'importante è che ci credi, poi va bene, insomma, Tu l'importante è che credi a quello che dici, poi non credo sarà come dici tu, ma va bene. Ma va bene. こんなところで何をしてたんだ。働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかった。急にレナ兵たちが怒り出したんで、みんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。 とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただ。 お前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さあ、もう行くんだな。気をつけるんだぞ。
奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか。時間が惜しいわ。行きましょう。Mi aspettavo che la chiave di un ascensore avesse una forma meno complicata, perché i renani devono sempre esagerare con gli ornamenti? Eh beh, non è questione di ornamenti, credo sia una chiave speciale. Speciale in che senso? Non è la chiave dell'ascensore? Forse serve ad arrivare ad attivare un ascensore specifico, quello che conduce al nascondiglio di Bassett, magari? Magari? In questo caso quel ragazzo ci avrebbe fatto un gran favore. D'accordo, scopriamo quale ascensore sblocca e dove può condurci. Ragazzi, chiave selvaggia. Questo cos'è? Donna pungente. Ok, qui la sferografia si amplia alla grande, ragazzi. Allora, talento Shion, esplosione a distanza. Talento, allora, tenendo premuto durante il lancio della bomba, questa verrà colpita con un proiettile speciale che ne amplificherà il potere distruttivo. Le munizioni sono a destra della BA e ricaricale con R1 qualora a 0, con L2 ed R1 in qualsiasi momento. Ah, ok, va bene, in qualsiasi momento. Ok, qui cosa abbiamo? Secondo me, ragazzi, la boss fight la faremo nel prossimo gameplay, eh? Secondo me. Dokomo kashikomo iwa to hi bakari de soto to taishite kawaranai nda na. Rena no shiro to iu kara nan te iu ka motto ko senren sarete iru ka to omotteta no ni. Iniku no tsumori? Rena ga minna konna no da to wa omowanai de moraitai wa ne. Ja a nan de nan da? Ookata あの男、リエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の下につかされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。 OK ragazzi, devo dire che questo siparietto tra i due mi sta piacendo, mi sta appassionando questo siparietto tra i due. Allora, vediamo un po'. Sì, vai, andiamo verso di qui. Ci sarà da combattere. Ci sarà da combattere e sono contento di questo. E sono contento di questo, ragazzi. Ve lo assicuro che sono contento di questo. Via, andiamo. Bene. Oggetti ottenuti. Ora andiamo qui. Ragazzi, qui c'è da girare ora, Qui c'è veramente da girare. Che bello. Allora, vediamo un attimino. Molto, molto interessante. Molto interessante. Molto interessante al riguardo, Che bello, che bello. Oh, io qui mi... Ragazzi, è un godimento il combat system. È un godimento, ve lo dico. Mi sta piacendo veramente tanto, tanto, tanto. Mi sta piacendo alla follia. Mi sta piacendo alla follia. Vediamo un attimino. Andiamo qui. Andiamo un attimino qui.
Allora, faremo un giro completo, non vi preoccupate. Ah, forziere. Bottiglia della vita. Molto interessante. Molto. Allora, qui cosa abbiamo? Niente, il nulla. Bene, si può proseguire. Vediamo un po'. Sì. Ah, ok, pensavo che era il gufo, invece no. Beh, sarebbe stato troppo semplice trovarlo in quel modo. Sarebbe stato veramente troppo semplice. Però, vabbè. Ah no, un attimino. No. Ma vi rendete conto, ragazzi? Cioè, lui si è nascosto tra le galline. Che balordo che è, ragazzi. Che balordo.戦いの最中に時々潮が放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりする時に使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。 別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するかどんな効果なのか相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で直してあげるから。 Benissimo ragazzi, benissimo. Si era nascosto tra le galline. Ok, l'ascensore qui sembra fuori uso. No, che sembra. È fuori uso, ragazzi. Non è che sembra. Non sembra nulla, è fuori uso e basta. E basta. Maremma, come si combatte qui, ragazzi? Maremma, come si combatte? Fermi tutti, Fermi tutti. Al momento è tutto sotto controllo. Al momento è tutto sotto controllo. Via. Allora, dove si va? Allora, vediamo un attimino. Sì. C'è ancora un po' da girare, effettivamente. C'è ancora un po' da girare, va bene. C'è ancora un po' da girare qui, ragazzi, ma si può fare. Si può tranquillamente fare, via. Maremma se ti faccio male. Maremma se ti faccio male. E ti faccio male per farti male. Ti faccio male per farti male, ciccio. Allora, fermi tutti. Vado prima qui un attimino, Vado un attimino qui. Allora, vediamo un attimino. Che bello. Che bello. Ok. Combattimento in gran classe, beh. Arte suprema, ragazzi. Arte suprema, via. Ah, non ho fatto in tempo a fare l'assalto, va bene. Tanto non serviva, quindi diciamo che va bene. Va benissimo in questo modo. Allora, abbiamo tre stanze. Avremo qualcosa da raccogliere, sicuramente. Chiave dell'ascensore 1. Aspetta, in che senso chiave dell'ascensore 1? Quanti ne sono? No, è questo che c'è da capire ora. Chiave dell'ascensore 1. Un attimo, Qui posso andare?
Sconfiggi. Allora, ragazzi, qui abbiamo questo boss. Che sinceramente non credo ho il potenziale giusto per abbatterlo, per sconfiggerlo. Quindi inutile andare a combattere per poi prenderle sui denti. Allora, è inutile andare a combattere per prenderle sui denti. Non è il caso di fare queste brutte figure, almeno credo. Non facciamo queste brutte figure al momento. Non facciamo queste brutte figure, ok? Maremma, che combattimento! Oh, finalmente sono stato... La mia energia è stata ricaricata, ragazzi, eh? Ottimo, così. Allora, dove si va? Si va qui, ragazzi. Si va qui. Bene. Allora, qui abbiamo due ascensori, mi sembra di capire adesso, eh? Mi sembra di capire che abbiamo due ascensori. Non è che mi sembra di capire, sono due ascensori. Qui abbiamo il forziere. Questo cos'è? Pietra che incrementa resistenza a fuoco e acqua, utile in ambienti tra loro molto differenti. Dai vulcani ai ghiacciai. Aspetta. No. Mi abbassa l'attacco? No. Sinceramente non mi conviene. No. Devo essere molto sincero. Non mi conviene, ragazzi. No, no. Ah, bene. Bene. Vamos. E beh, qui si colpisce alla grande, ragazzi, eh. Si colpisce alla grande. Si colpisce veramente alla grande qui. Eh sì. Fermi tutti, eh. Allora, attivare con chiave selvaggia. Allora, qui possiamo andare con la chiave selvaggia. Qui aspetta, ma noi... No, no, un attimo, ragazzi, eh. Datemi tempo. Dove mi trovo qui, io? Al secondo piano. Quindi qui si torna al pian terreno. No, devo fare un attimo mente locale. Devo fare un attimo mente locale, ragazzi, eh. Aha, quindi... Con quella chiave mi posso muovere con l'ascensore normale. Oh, devo solo controllare una cosa, ragazzi. Niente di chissà cosa, eh. Datemi solo il tempo materiale di fare quello che devo fare e basta. Non vi chiedo altro, insomma, ecco. Non vi chiedo altro, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ragazzi. Allora, è terzo piano, quindi. E qui abbiamo il terzo piano. Faremo questo combattimento, ragazzi. Fatemi vedere un attimino, eh. Non me ne volete, devo solo controllare una piccola cosa. Devo solo controllare una piccola situazione, diciamo. Chiamiamola così, va. Una piccola situazione. Bene. E allora qui è l'ascensore primario da attivare per andare forse al boss. Allora, ragazzi, io
Faremo una cosa, faremo... Farò. Diciamo che al boss ci andremo nel prossimo gameplay, però adesso facciamo una cosa, vediamo se ho qualche punto per acquistare qualche abilità, eh. Vediamo un po'. Qui che fa invece? Questa che fa? Vediamo un attimino. Incrementa la quantità di danni inflitti ai nemici atterrati. Questa incrementa di uno la... ma sì, va. Prendiamola, va. Vediamo invece qui Shion cosa può fare. Scaglia il nemico in aria, calcio e colpisce a distanza. Incrementa danni in aria. Allora, incrementa danni inflitti ai nemici in aria. Si applica anche ai nemici fluttuanti. Incrementa attacco e attacco elementale. Via. Questa. E basta, ragazzi. Non posso fare... non posso fare altro al momento. Allora, datemi tempo di vedere un attimino... no, il pannello abilità. Allora, le arti. Ok, vediamo lei. Ok. Pronto soccorso, esurrezione, recupero. Vediamo un po' una cosa, eh. Gemini acqua. No, ragazzi, lasceremo le cose così. Allora, nel prossimo gameplay andremo avanti. Magari faremo uno scontro prima di chiuderlo, se c'è qualche nemico. Così chiudiamo in bellezza, chiudiamo. Così si chiude in bellezza, eh. Vediamo un attimino se posso combattere con qualcuno, vediamo un po'. Non con quello grosso che vedete lì, perché non è... non è il caso. Vabbè, ragazzi, no, non c'è nessuno per combattere. O me ne andrò un po' a livellare, ma non credo. Andremo, credo, direttamente al boss, perché penso che ci sia il boss, ragazzi, eh. Però tutto questo lo faremo nel prossimo gameplay, va bene? Non me ne volete, ma... non me ne volete, ragazzi. Ma per me va bene chiudere qui il gameplay. Per me va più che bene. Per me va più che bene. Tanto abbiamo fatto un po' di storia ancora, quindi... io vi do appuntamento, come sempre, sui prossimi video per quanto riguarda Tales of Arise. Vi ringrazio di cuore a tutti. Vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Voi continuate a seguire il mio canale YouTube. E ci divertiremo insieme. Ci divertiremo insieme. Aspetto un like ed un commento. Ciao a tutti, ragazzacci, e alla prossima!